un ottimo arpione, arrivano alle tenebre dell'alba e forse questa volta sarà costretto a cadere fra Benny. Peccato per lui, sicuramente Get Access in questo caso non riuscirà a portare a casa danni ingenti, anche se sta arrivando il Requiem più il proc. Attenzione del dolore di Vierdi, si butta dentro anche Yasha. Bello! Doppia uccisione con quella tomba di ghiaccio. Condanna morte. Ucciso proprio il suo compagno di squadra. Adesso vediamo perché ci prova con la paranoia. Si oscura la landa e porta a casa l'uccisione Rainwater, subito pareggiato da parte di Yajo. È arrivato anche amico Puff, come dicevamo, a tempi di respawn azzerati. Questo pesa tantissimo. Yajo trova un'altra resurrezione proprio a beneficio di Free Unicorn. Adesso su RF6 non sembra che ci sia nient'altro che si può fare, nessun altro scacco. No, anche lì. Vabbè sì, ma... ah, ok, adesso è qui. Reset ed è finita. Perfetto, reset è finita. Adesso altri scacchi minacciati, forse Don F6 potrebbe essere un'idea. Don F6 è un'idea interessante, sì. RF7. Attenzione, potrebbe esserci una patta per ripetizione, quindi bisogna essere ancora attentissimi. Perfetto. Torre per F2, donna scacco. Anche RH7, perfetto. Donna scacco e si vince. Donna scacco, perfetto, incredibile. Clamoroso, pochi secondi a testa. Ok, porta la torre pedone a promozione. Forza, mangia di pedoni. Oppure dai matto direttamente. Dai matto, sì, dell'ammatto direttamente. Bellissimo. Bellissima conclusione di questa partita. Incredibile. Fantastica conclusione. Maria ha giocato benissimo questa partita. Complimenti vivissimi.